tornati su MotoAdvisor. Come vedete è tornato il banco delle recensioni. Mi viene da fare così, come Roberto da Crema, quello che faceva le televendite. Il salotto, Ivana, eh? Meglio di una puttana! E continua a respirare. Vabbè, mi stupisco da solo della mia stupidità. In questa puntata andremo a provare a recensire delle ginocchiere, le Pod K4. Le Pod K4 ce le ha fornite Intec, e a riguardo di Intec in molti mi avete chiesto come acquistare i prodotti da Intec. Molto semplicemente, ragazzi, Intec è un distributore, non fa vendita diretta. Quindi il mio consiglio spassionato è quello di contattarvi via social o via telefono e chiedere qual è il distributore più vicino alla vostra zona. Ce ne sono praticamente ovunque, quindi ragazzi non ci sono problemi. Se volete i prodotti del catalogo Intec, che è infinito, contattateli e vi daranno tutte le dritte necessarie. Torniamo alle ginocchiere. Pod K4. Ci sono due tipi di ginocchiere Pod, le K4 e le K8. La differenza tra questo modello, che sono le K4, e le K8 fondamentalmente si riduce al materiale in cui sono prodotte. Le K4 sono fatte praticamente in un misto di fibra di carbonio e fibra plastica, chiamiamola così, mentre le K8 sono invece completamente in carbonio. Cambiano poi le taglie, perché le K4 fanno praticamente due taglie per ogni tipo di telaio. Quindi, se non erro, XS, S, M, L, XL, XXL e XXL, se non sbaglio, mentre le K8 fanno S, M, L, XL e XXL, se non sbaglio. Delle K4 c'è anche la versione Youth, quindi per i mini crossisti, e la versione per mini crossisti praticamente c'è in due versioni, quindi la versione standard e la versione tall, quindi per bambini alti, quindi ginocchia strette e gambe lunghe, detto proprio volgarmente. Le differenze principali tra le K4 e le K8 sono ridotte in quel frangente lì. Ovviamente cambia anche la fascia di prezzo. Io ho preferito recensire le K4 perché comunque sono quelle che forse sono un po' più vicine come prezzo ad un pubblico interessato a comprare una ginocchiera per la prima volta. Andiamo a fare l'unboxing delle K4. Allora ragazzi, questo è quello che trovate dentro le ginocchiere. Ovviamente c'è nella scatola delle ginocchiere. Ovviamente la ginocchiera, che sinceramente mi piace molto perché è fatta con criterio, cioè mi piace il fatto che sia tutta rivestita ma comunque sia un materiale lavabile. Per me che sudo come un porco, ragazzi, questa cosa è una manna dal cielo, perché comunque non avere, a parte i velcri ovviamente, non avere però qualcosa che ti tiene caldo, e soprattutto avere una ginocchiera che si può lavare tranquillamente anche con l'idropulitrice, è veramente tanta roba. Per dire, anche la protezione della rotula, come vedete, è completamente rivestita, ma è materiale lavabile, è gomma morbidissima, quindi va da Dio. Altra cosa da non sottovalutare, il fatto di avere su tutti i velcri di chiusura la sequenza corretta con cui chiudere, quindi 1, 2, 3 e 4. Altra cosa interessante, il fatto di avere le estremità morbide che vanno praticamente ad adattarsi nei punti di ancoraggio maggiore della ginocchiera, quindi avere questa parte flessibile permette alla ginocchiera di adattarsi alla coscia e al vostro, la vostra gamba, nel modo migliore possibile. Qui c'è il sistema che va in un certo senso a replicare quello che è il legamento del ginocchio naturale, il legamento del ginocchio di un essere umano. È praticamente fatto in questo modo. Qui c'è scritto che si può sostituire ogni stagione. Il materiale si chiama Vectran, non so se si vede.
ed è molto interessante questa cosa. Altra cosa interessante è il fatto che la protezione per la rotula, oltre ad avere questi elastici che la mantengono sempre in posizione corretta, la protezione della rotula è removibile, quindi se vi serve una ginocchiera non solo per il motocross, vi basta rimuovere questa protezione e voi praticamente potete usare questa ginocchiera per qualsiasi utilizzo ne vogliate fare, per qualsiasi sport. Adesso vi faccio vedere una cosa interessante. Questo è quello che si trova all'interno della scatola. Come vedete ci sono degli spessori di varia misura e degli ulteriori velcri che vanno praticamente inseriti qui. Una delle differenze principali tra la K4 e la K8 è appunto il fatto che la K4 ha più spessori, perché appunto avendo le misure che vanno a coprire una fascia più diversa di misure, per riuscire ad adattarla nel miglior modo possibile, la K4 ha la possibilità di avere molteplici velcri. A cosa servono questi velcri? Ovviamente servono a variare lo spessore interno, quindi l'appoggio all'interno che deve adattarsi ovviamente alla misura del vostro ginocchio. Come vedete ci sono questi che vanno praticamente a inserirsi qui direttamente sullo snodo del ginocchio. Adesso ho preso giusto quello sbagliato. Anche questi ci sono di due misure diverse. Una volta messi questi potete andare a variare ancora di più lo spessore che vi serve, quindi potete mettere direttamente questo, oppure se vi serve ancora più spessore potete mettere questo e questo qui, e voi praticamente andate a crearvi il vostro panino che ve lo posizionate a piacimento e andate a riempire lo spessore corretto. Ovviamente ragazzi, nelle istruzioni c'è tutto ben specificato. Come vedete potete variare, quindi mettere più spessore all'interno, più spessore all'esterno, potete fare come volete. Ovviamente la ginocchiera deve essere comoda e deve essere ben solida e ancorata. Oltre a questo ci sono anche le istruzioni su come posizionare le cinghie, e c'è questa particolarità, il controllo dell'iperestensione, che praticamente sono questi affarini qui. Come vedete anche questi sono di due misure diverse, praticamente vanno inseriti qui da una parte e dall'altra ovviamente, e questi ragazzi possono praticamente limitare l'iperestensione del vostro ginocchio, quindi questo movimento, per capirci, potete limitarlo fino a un massimo del 15%. La cosa interessante di questo sistema è il fatto che questi fermi sono in silicone, quindi non sono in materiale duro. Quindi anche in caso di caduta, piuttosto che di un movimento sbagliato, voi non avete il ginocchio, cioè la ginocchiera completamente bloccata sul ginocchio. E questo secondo me è una cosa da non sottovalutare, perché se avete un ginocchio malconcio dovete comunque avere la possibilità di poter andare in iperestensione, perché comunque ok bloccare il movimento del ginocchio, ma se in caso di caduta, piuttosto che una cosa strana, voi avete la ginocchiera bloccata ma il ginocchio che ha la possibilità di muoversi lo stesso, vi va comunque a fare male. Questo sistema invece vi dà la possibilità di arrivare comunque al fine corsa naturale della ginocchiera. Ovviamente ragazzi, oltre a questo zero, chiamiamolo così, cioè il vostro ginocchio difficilmente può andarci, quindi va benissimo così. Altra cosa interessante è quello che ci ha riportato sulla scatola, che adesso vado a farvi vedere. Come vedete la scatola, ragazzi, è doppia, perché appunto le ginocchiere sono due, e la cosa interessante è che aprendola voi qui avete praticamente la tabellina con le misure e il punto esatto dove andare a misurare il vostro ginocchio. Quindi quando siete dal negoziante, piuttosto che, voi avete la possibilità di capire qual è la taglia esatta. Nel mio caso sono
io ho preso una MXL, qua c'è tutta la tabellina, K8 come vedete c'è small, medium, large, XL, K4 c'è extra small, small, media, larga, XL, 2XL, quindi XXL, e K4 youth ci sono in una sola taglia, mentre le KX dovrebbero essere sempre le K4 youth, però in versione tall, ci sono in tre scocche diverse, chiamiamole così. Qui ovviamente c'è tutto quello che riguarda la sostituzione dei ricambi, come vedete è tutto fornibile. Altra cosa interessante è riportata qui, ci sono tutte le certificazioni, ovviamente americane e canadesi, per quello che riguarda il tipo di materiale che si trova qui. Una cosa molto interessante che non tutti sanno è che queste, essendo certificate come attrezzo ortopedico, chiamiamolo così, hanno un'IVA agevolata, quindi hanno un'IVA al 4%, e se avete la ricetta del vostro medico curante è una spesa che potete scaricare dal vostro 740, quindi più di così. Questa è una proposta gioco! 2 anni di garanzia per quello che riguarda le K4 e 5 anni di garanzia per quello che riguarda le K8. Ovviamente, cosa sempre molto gradita, c'è dentro un foglio di adesivi. Comunque ragazzi, secondo me questo è un bel prodottino, semplice, ma fatto con criterio, e sono sinceramente curioso di provarle perché ho bisogno di ginocchiere, le mie poverette hanno più di 500 ore e credo che queste possano essere un'ottima alternativa. Queste sono le K4, è un bel prodotto, semplice, mi piacciono e andremo a provarle. È molto interessante come sono costruite, sono molto semplici, quindi secondo me sono l'ideale per chi vuole comprare una ginocchiera valida per il nostro sport. Io ragazzi vi consiglio sempre di spendere soldi in queste cose per la sicurezza piuttosto che in puttanate. Va bene avere la moto figa, tutto quello che volete, ma la vostra sicurezza e la vostra salute non ha prezzo, quindi ragazzi questo secondo me è un ottimo prodotto. Si trovano comunque a prezzi molto abbordabili per il tipo di prodotto che è, perché comunque sono fatte veramente bene. Vi ricordo che le potete trovare presso i concessionari Intec e non solo, ci sono varie colorazioni, c'è bianca e nera, e ho visto sul sito POD, che vi invito a visionare perché è molto interessante, c'è anche la versione VR46, se qualcuno è fan di Valentino Rossi, perché no? Tra l'altro sono anche fighe perché sono tutte gialle fluo, tanto per essere diversi dal solito quando si parla di VR46, però sono fighe, sinceramente sono fighe. Sono le K4 in versione VR. Detto questo ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio Intec per averci dato la possibilità di provare queste ginocchiere, e detto questo ragazzi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, prima di salutarvi, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale. Cos'è che c'è da fare poi che non mi ricordo? Iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere like se il video vi è piaciuto, commentare se ho detto qualche puttanata che capita spesso, e basta. Sembra aver detto tutto, più o meno. Se mi sono dimenticato qualcosa ditelo voi. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte, buongiorno, buona mattina, ciao a tutti. No, no, no. Basta, vado a lavorare.